Beh, lo scautismo è stato per me un incontro molto interessante. Genova 40, era un piccolo reparto con ragazzi non semplici, non facili. Fare formazione è anche divertirsi, ma è anche lavorare seriamente nella relazione, così come si fa con le persone che stanno in difficoltà. Tu non insegni agli altri cosa devono fare, come si devono muovere, ma dai a loro degli strumenti che servono a riconoscere le proprie capacità e a dirigersi e a fare delle scelte. E poi l'altro aspetto è che anche tu sei obbligato a crescere, perché tu a questo punto non sei qualcuno che dà qualche cosa, ma sei la parte essenziale di questa relazione attraverso la quale l'altro può crescere, poi cresce anche te. I punti deboli non li vedo sul metodo, ma li vedo sulla stoffa, sul tessuto di chi poi questo metodo prova a viverlo. E quindi ci sono alcune volte delle realizzazioni splendide, altre volte dei disastri educativi. Oggi c'è molta paura nel provarsi e magari anche nello scoprire che non sei capace, ma soprattutto hai una serie di condizionamenti che vengono da fuori, di pressioni, di spinte, che ti obbligano a fare delle cose, ad essere adeguato, a stare all'altezza, che alla fine poi vivi sulle aspettative degli altri, non tanto sui tuoi desideri più profondi. Quindi i tuoi desideri sono in conflitto con le aspettative e si rischia veramente di soccombere perché le aspettative sono molto più forti di quello che tu riesci a capire di te. Lasciarsi illuminare per far crescere le potenzialità che ci sono dentro di noi. La radicalità ci spinge verso degli obiettivi che ci pare impossibile raggiungere, ma che se noi guardiamo dentro di noi scopriamo che forse siamo proprio capaci di essere radicali. Però sono due cose che vanno messe assieme. Il colpo di genio dello scautismo nel metodo è di preparare la gente a prendere una pedata nel sedere e essere messa fuori, che è una cosa che nel mondo ecclesiale direi che non è rara, non esiste. Ecco, qualsiasi comunità tende a creare delle persone che poi reminano all'interno. Lo scautismo ha in mente un modello formativo per il quale i giovani vanno forniti degli strumenti per poi camminare e fare delle scelte indipendentemente dallo scautismo. Trovo questo un vero colpo di genio, perché libera da tutto questo discorso che facevo anche prima, della pressione, delle attese, ci aspettiamo da te. No, no, la tua vita te la giochi te fuori e non hai, nessuno viene a sindacare e a giudicare. Se tu impari a divertirti capendo le cose, ti divertirai e crescerai, ecco. Poi è vero che lo scautismo, come ogni gruppo che ha delle regole, tende a diventare un po' autoreferenziato, occupa e prende i giovani con una miriade di impegni che crescono sempre di più, per cui il rischio è di perdere i capi, perdere per strada nel momento migliore, 20-25 anni, quando uno è più creativo, c'ha più voglia di buttarsi, eccetera, di perdere le energie migliori perché uno deve, appunto, deve stare dietro alle altre attese. Lo scautismo forse dovrà misurarsi con un modello un pochino meno impegnativo dal punto di vista delle cose da fare. Oggi i ragazzi hanno dei pomeriggi che sono agende da leader d'azienda, quindi non è pensabile, quindi bisogna probabilmente focalizzare un po' meglio quello che serve da quello che forse possono fare gli altri, lo ci si può meglio distribuire. Dall'altra parte lo scautismo con questa sua massa di impegni e di relazioni interne finisce per essere una sorta di azienda dove chi c'è dentro sa come si funziona e quali sono le regole e gli spazi e i tempi, ma chi c'è fuori lo vede come, va bene, sono questi ragazzini vestiti così che fanno queste cose, con determinati riti e liturgie che sono un po' speciali per loro e le riconosce da certe cose, ma non è facile avvicinarsi, ecco. Non è un piccolo esercito, lo scautismo è un luogo di grandi relazioni e nelle relazioni è possibile vivere anche questa obbedienza. Quindi è vero, bisogna sapere obbedire, cioè bisogna imparare ad obbedire e bisogna imparare anche a dissentire, non soltanto ad eseguire quello che gli altri ti dicono, ti chiedono, ma a dire la tua diversità. È sulla diversità che poi si costruiscono scelte alternative, modelli diversi. E quindi tutte le volte che c'è un dissenso, un conflitto fra le persone, non è un guaio, non è un sintomo che le cose non vanno bene, ma è un sintomo che forse le persone stanno finalmente esprimendo chi sono e cosa vogliono. Vale molto di più un'esperienza profonda
di vita presente adesso, esperienze fatte a Napoli in contesti che io conosco bene, dove girano un sacco di clan e di gruppi. Se tu vivi a Scampia per 10 giorni, capisci molto più cose di questo mondo che non leggendo o andando a sentire delle conferenze o facendo delle cose che si è tentate di fare normalmente per allargare la propria idea. Non che quelle non vadano bene, però lo scautismo ha questo modello di passare attraverso l'esperienza, andare coi piedi e con le mani, per cui tu impari a accendere il fuoco quando piove, a tirare sulla tenda, a fare le costruzioni sopraelevate, a fare tutte le cose che mai più pensavi di essere capace di fare, ma questo significa anche indurti a fare delle esperienze che poi, mentre sei lì che impari, lo fai con altri e conosci chi hai vicino. Io credo che nell'età tipica in cui si reagisce all'idea di Dio e all'idea dell'autorità in genere sono abbastanza collegate, è molto salutare mettere i ragazzi in un contesto in cui la loro posizione, i loro dubbi, le loro inquietudini siano prese molto sul serio. Il cardinale Martini diceva: ogni uomo, anche il credente apparentemente più perfetto, ha dentro di sé un non credente che grida, discute, mette in discussione, è incerto sulla fede. Quell'integralismo che ci fa dire che noi dobbiamo credere e dobbiamo marciare uniti e compatti e schierati non è proprio della nostra fede. Possiamo benissimo accettare che un ragazzo a 15 o 16 anni possa avere dei dubbi, manifestarli e aiutarlo a manifestarlo seriamente, onestamente. E non siamo noi che rendiamo credibile il Vangelo, è il Vangelo che si rende credibile, ed è Gesù che conquista il cuore, per cui il processo non lo fanno né i capi, né la gesci, né la chiesa, lo fa Gesù Cristo entrando in una relazione personale con chi dichiara l'amicizia. Io credo che in questo tempo di formazione noi dobbiamo dare il Vangelo tout court, così com'è, aiutare i ragazzi a entrare nel Vangelo, a leggerlo non come un libro, ma come una relazione, e da qua poi passare all'azione. Allora, se provo queste cose, cosa posso fare? Come mi posso muovere? In che modo posso io? Allora, questo diventa anche un invito alla tolleranza, al fatto che tutti possiamo pensare cose diverse, però sul Vangelo ci possiamo immaginare in cammino tutti quanti, con delle velocità diverse, con dei tempi diversi. L'integralismo rassicura moltissimo quanti movimenti integralisti ci sono nel mondo e anche dentro la Chiesa, che fanno sì che le persone si trovino bene perché sono rassicurate dalle regole. La rassicurazione delle regole è molto rischiosa perché ti impedisce la libertà, ti impedisce l'autonomia, la possibilità di valutare tu, di giudicare, di poter discutere con gli altri, di trovare insieme delle forme, delle soluzioni. L'esperienza del servizio è un'esperienza di relazione e quindi quello che secondo me è fondamentale è che la persona che la fa sia raggiunta dentro il cuore, cioè che si renda conto che qualche cosa sta succedendo dentro di lei. A quel punto il lavoro dell'educatore è lavorare sull'interiorizzazione, cioè da partire dal sentimento che tu hai provato, che cosa ti viene in mente, che cosa potresti fare, come potresti reagire, che cosa ti sembra di capire. E poi aiutando le persone a decidersi, perché alla fine uno deve anche decidersi, a partire da questa esperienza emotiva che è stata molto forte, allora cosa ho capito e adesso che cosa voglio fare. In che direzione vado, in sostanza. Come il Vangelo non possiamo leggerlo come un libro di lettura o di filosofie, ma come un messaggio che muove il cuore, che mette in movimento. E se non succede niente, vuol dire che non sto leggendo il Vangelo. Quindi la funzione dell'educatore è quella di dire: ti succede qualcosa? Se ti succede qualche cosa, allora possiamo poi discutere su cosa ti è successo, cosa si è mosso. Perché allora parti dal concreto, si sono mosse delle cose, vediamole. E allora questa diventa esperienza. Quando fai un passaggio del genere, allora l'esperienza che tu hai fatto con gli anziani, con gli handicappati, con questo, con quell'altro, appartiene al profondo della tua vita. E a quel punto lì comincia a dettare legge dentro di te. Il grande rischio che c'è oggi è di fare solo esperienze emotive, cioè vado a Cuba, vado in Perù, vado in Africa, vado a Sarajevo, faccio questo, faccio una cosa eroica per 20 giorni. Torno indietro con una grandissima nostalgia delle persone, delle cose che ho visto, poi dopo la nostalgia un po' alla volta sparisce perché i nostri sentimenti lentamente rientrano, si acquietano e tutto resta come prima. E
io ho la sensazione, ho un ricordo in più da aggiungere, ed è quello che fa la pubblicità, è quello che fanno la pressione dei media che abbiamo intorno per convincerci a fare o a consumare. Muovere l'emotività in modo da fare delle cose a telecomando e poi dopo rientrare. Mentre la funzione educativa è muovere l'emotività e ragionare con l'emotività, dialogare con l'emotività, con quello che avviene dentro, mantenerla viva. Se io voglio bene talmente tanto a quella persona e mi rendo conto che questo amore è enorme dentro di me, posso prepararmi a fare un gesto enorme e posso fare veramente delle cose enormi. Se io non elaboro questa cosa, qualunque gesto sarà sono bravo abbastanza o non sono bravo abbastanza. Sono quelle cose che fanno nascere i sensi di colpa o l'apprezzamento degli altri, che non fanno crescere nessuno né l'uno né l'altro, no? Mentre invece la comprensione di quello che avviene dentro di te ti può poi far dire è talmente forte questa cosa che si è mossa dentro di me, è talmente importante che alla luce di questo comincio a pensare che il mio orientamento va in quella direzione, che io potrei fare quello, che poi è il discernimento sulla vocazione. Il discernimento sulla vocazione non è decido che lavoro faccio, perché guadagno di più di meno, perché trovo posto o non lo trovo, perché cambio città oppure no. È proprio dire sono stato fatto in questo modo e vorrei investirmi in qualche cosa che mi dia gioia, e la gioia è qualche cosa di profondamente interiore, e questo passa attraverso un alternarsi di sentimenti diversi. È in questo gioco di desolazioni e consolazioni che tu puoi arrivare a capire veramente cos'è la tua strada e nell'orizzonte della fede cosa il Signore ti sta dicendo. La possibilità di aiutare le persone a scoprire il proprio cuore, la potenzialità del proprio cuore, è il primo passo per aiutare poi le persone a scegliere, a decidere cosa fare. Perché se vado in quella direzione sono contento, se vado in quell'altra non sono contento, e non c'è legge che tenga. Il servizio, dicevo prima, deve essere l'opportunità di avvicinare la sofferenza dell'altro. Questo è il punto chiave. Il servizio deve essere l'opportunità di avvicinare la sofferenza dell'altro. Questo è il punto chiave. Se uno facendo servizio non riesce minimamente a mettersi nei panni dell'altro che è in difficoltà, il servizio diventa un lusso, ma diventa anche una strumentalizzazione. L'altro mi serve perché io devo imparare delle cose. Terribile. Nell'orizzonte dei servizi ci possono essere dei luoghi dove questa attenzione relazionale è più forte, dei luoghi invece dove l'attenzione relazionale è meno importante, dove tu puoi essere utile anche appunto andando a mettere ordine in una stanza, a far pulizia in un asilo, va bene, queste sono cose che possono essere fatte. Quello che io intendo per servizio, però, un servizio più adulto che fa crescere, è quello che ti permette di entrare nel contesto della vita, della sofferenza dell'altro. Mi ha molto colpito recentemente un gruppo di ragazzi che conosco abbastanza bene, che 15-16 anni, che hanno fatto una settimana a Scampia. A Napoli, dopo aver fatto giocare i ragazzini di Arione, l'ultimo giorno quando si sono lasciati, sono scoppiati tutti a piangere, hanno pianto mezz'ora, i bambini e loro. E erano ragazzi bulletti di 15 anni, abituati a fare i furbi, a fare i duri, e che le lacrime non si sfiorano, e qualche cosa era successo. Allora lì ti rendi conto che io credo che questi ragazzi non dimenticheranno queste persone. Sono arrivati a casa, hanno fatto delle teste così ai genitori, il 60% di questi genitori non li hanno autorizzati ad andare a Scampia, quindi sono andati in 14, sono un gruppo di 40, perché avevano paura di Scampia, e quando questi sono tornati la gente ha capito che il contatto, l'incontro con la povera gente può essere uno strumento straordinario di comprensione e di crescita. Quindi questo è il punto chiave, ecco. Questo è il punto. Nel servizio io credo che se non c'è questo non vale la pena. Ecco. Io credo che vale la pena di accompagnare l'uomo di oggi, giovane in particolare, alla scoperta, alla comprensione di sé, alla rilettura della propria storia e dell'attribuzione dei significati che uno impara a dare a quello che vede attorno a sé. Aiutare la gente a scoprire la propria bellezza interiore è un qualche cosa che va in controcorrente, perché la grande pressione che noi riceviamo dall'esterno è che il meglio sta fuori e il meglio si compra, per cui vieni qua che te lo vendo io, no? Mentre invece la grande bellezza è dentro,
ed è nella comprensione di quello che noi siamo, del come siamo fatti, della nostra fibra, della nostra complessità, ma anche della nostra ricchezza, che ci permette poi di dire: ma allora che cosa posso fare se sono fatto così, se ho queste caratteristiche? E questo credo sia un'operazione che vale per tutti, vale per un novantenne, vale per un sedicenne, comprendere cosa c'è dentro di sé per capire, valutare, decidere che cosa potrei essere. I giovani hanno grandi potenzialità e hanno degli entusiasmi, hanno un sacco di risorse che non sanno ancora di avere, quindi è affascinante poter dare degli stimoli in questa direzione, perché molto spesso ci si trova poi con delle potenzialità che lentamente si esprimono, che prima erano completamente sommerse, che uno. Il grande rischio è quello di morire senza avere assaporato fino in fondo la grandezza che c'è dentro di noi. È tristissimo questa ipotesi, questa possibilità. E questo purtroppo avviene spesso perché si soffre, perché non si è amati, e quindi questo veramente affatica la vita. E quando si lavora con le persone che stanno per strada, il lavoro che si fa è proprio quello di aiutare a cogliere la bellezza che c'è dentro di loro, nonostante un'apparenza ripugnante spesso. Però appunto non puoi essere tu a dire la bellezza, ma è l'altro che la scopre. Io posso dargli degli strumenti per guardare, posso proporgli degli strumenti per guardare.